Nel 1876, in Svezia, accadde un fatto decisamente bizzarro. Una ragazza di 14 anni di nome Carolina Olson cadde in un fiume ghiacciato mentre stava tornando a casa. Ella picchiò la testa sul ghiaccio e finì in acqua, ma riuscì comunque a salvarsi e a tornare a casa. Sentì però un dolore alla mascella e le fu detto di andare a letto presto. Quando Carolina si svegliò, era il 1908 e non aveva più 14 anni, ma 46. Cosa era successo? Quando i genitori provarono invano a risvegliare Carolina, si preoccuparono e solo grazie ai vicini riuscirono a permettersi di pagare un medico. Il dottore non riusciva però a capire che cosa fosse successo e disse che era in stato di coma. Nel tempo, riuscì a destare l'attenzione dei colleghi medici e molti altri dottori vennero per visitare Carolina. Le unghie e i capelli della giovane parevano non crescere e i genitori dissero che la giovane, a volte, si alzava e borbottava alcune preghiere. Nel 1892 venne portata in ospedale e si provò a risvegliarla con l'elettroshock. I tentativi fallirono e la ragazza venne riportata a casa con una diagnosi di demenza paralitica. La madre di Carolina morì nel 1904, mentre suo fratello morì nel 1906. Da quel momento, ella cominciò a piangere in modo isterico, senza però svegliarsi. In tutto questo, la povera Carolina non aveva mai toccato del cibo e si era nutrita solo con 2 bicchieri di latte al giorno. Il 3 aprile del 1908 venne ritrovata in piedi che piangeva mentre stava saltando sul pavimento. Si era svegliata. Dopo un esame psichiatrico si determinò che Carolina non aveva danni cerebrali e si ricordava tutto ciò che era successo prima del suo incidente. Aveva ormai 46 anni, anche se fisicamente sembrava averne 25 circa. Le furono fatte numerose interviste e lei disse che durante il periodo di coma aveva visto alcuni volti bluastri sommersi in acqua. I suoi fratelli, curiosamente, erano morti annegati. Nonostante la difficoltà nel vivere in un mondo improvvisamente cambiato, riuscì ad ambientarsi, si sposò e visse felice fino alla vecchiaia. Morì all'età di 88 anni, in seguito ad un'emorragia intracranica, ma il suo caso rimase famoso nel mondo della medicina. Uno psichiatra nel 1912 pubblicò un documento sulle condizioni di Carolina e disse che si trattava di un caso di ibernazione. Quando venne rivelato che Carolina nell'ultimo periodo si alzava e mostrava rabbia e dolore, si pensò anche alla possibilità che ella avesse finto di essere ancora in quello stato di coma o ibernazione. Probabilmente pensava di avere una grave malattia e la madre, prima di morire, l'avrebbe aiutata a mantenere il segreto del suo risveglio. Sia come sia, Carolina Olson divenne famosa come la bella addormentata di Orkney.